Voltiamo pagina, la lunga, calda estate che sembra proprio non abbandonarci. Oggi è iniziato anche il mese di ottobre, ma l'anticiclone che porta sole e temperature elevate non accenna ad andarsene. A patire di più le campagne e le colture messe seriamente in pericolo. Quello che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato un settembre da record, il più caldo degli ultimi 150 anni. Tutta colpa del mix di due anticicloni, quello delle Azzorre e il subtropicale africano. Sono loro i responsabili di questo clima tutt'altro che autunnale, che persisterà fino a metà della prossima settimana. Tre dati su tutti, e le temperature mediamente sono state 4 gradi sopra la media, per 3 settimane su 4 c'è stato cielo sereno poco nuvoloso e una pressoché totale assenza di nebbia, anzi in molti giorni la visibilità è stata talmente buona che spesso e volentieri qua sui Colli Euganei abbiamo potuto vedere il campanile di San Marco a Venezia. Gravi le ripercussioni sull'agricoltura. Dopo una vendemmia sotto il solleone con la maturazione dell'uva anticipata di circa un mese, ora nei campi il problema è la siccità. Si può stimare un calcolo approssimativo, un 30-35% di media di minor produzione di quasi tutte le produzioni agricole. In particolare cosa ha risentito del caldo? Ma, i cereali sicuramente, l'uva, le bietole e tutte quelle colture che poi non hanno avuto la possibilità di essere irrigate. A rischio la semina dei cereali, il terreno troppo secco per l'assenza di pioggia è difficile da lavorare, servirebbe un po' ovunque l'irrigazione di sostegno, ma non sempre c'è disponibilità d'acqua. I bacini idrici del Veneto sono in sofferenza, da Piave e Brenta si è prelevato al limite delle possibilità. In questo periodo c'è stata una richiesta d'acqua dagli invasi montani molto più alta del previsto e torna alla ribalta l'assoluta necessità di casse di espansione. Avere bacini di accumulo quando l'acqua è tanta è estremamente importante, ma altrettanto importante è avere l'acqua trattenuta per utilizzarla ad uso irriguo durante i periodi estivi. Questo è un elemento strategico per il Veneto, non solo per, come dicevo, per i bacini montani, ma anche per la possibilità di utilizzare cave dismesse nei bacini di pianura per trattenere appunto l'acqua e darla all'agricoltura durante i periodi estivi.